E benvenuti nuovamente nel mio canale e nel mio nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme come realizzare questa tovaglietta. Abbiamo già visto precedentemente un tutorial di una tovaglietta, ma questa è diversa perché il bordo applicato a 45 gradi andremo a vedere che è molto diverso, perché la tecnica che ho utilizzato è diversissima. Per cui vi invito a guardare il tutorial. Iniziamo subito. Vi servirà un tessuto trapuntato, un tessuto di cotone, un cutter, io ho questo della Prim, degli spilli, un filo in tinta a seconda delle stoffe che avete scelto e questo è un attrezzo che serve per fare gli orli e poi delle squadre, varie squadre. Una di queste deve essere a 45 gradi del nastro molle, forbici e iniziamo subito. Mi servirà anche un ferro da stiro, io uso questo della Prim piccolino. Prendo la mia stoffa trapuntata o comunque qualsiasi altra stoffa che voi avete scelto per il vostro lavoro e mi formo un rettangolo di 45 cm per 30, che poi è la misura della mia tovaglietta. Ricordate di lasciare un centimetro per i margini di cucitura. Ed ecco pronta la mia tovaglietta. Con il cotone devo formarmi delle strisce, che poi saranno il bordo. Prima di tutto le stiro bene il mio cotone. Ricordate sempre di stirare il tutto prima di lavorarlo. Qualsiasi cosa voi facciate, sia un lavoro sartoriale che un lavoro di cucito creativo, perché poi il risultato sarà ben diverso. Prendo la mia squadra di 45 gradi e il mio cutter. Ricordate che al centro ha la lama chiusa e poi se lo spostate o a destra o a sinistra sarà più pesante o più ho una lama diciamo più leggera. Io ho utilizzato la lama leggera perché comunque è un tessuto di cotone molto diciamo molto morbido, molto sottile. Lo divido a metà perché così ho due strisce della stessa dimensione. Dovrete costruirvi delle strisce che sono di 32 cm una e 47 cm l'altra per 6 cm di altezza. Queste serviranno per formare poi successivamente i bordi della mia tovaglietta. In questo tutorial, rispetto al precedente, vi faccio vedere una tecnica un pochettino diversa, per quello che ho voluto fare un secondo video. Secondo me questa tecnica rispetto all'altra è molto più precisa e anche molto più facile da lavorare, quindi assolutamente consigliata per voi che state iniziando a cucire e siete delle principianti. Quindi mi formo anche le altre strisce, vedete questa che è di 32 cm, questa che è di 47 cm, 47 cm e 32 cm, per 6 cm di altezza. Ed ecco qua tutte le mie strisce pronte. Andiamo al passo successivo. Stiro bene le strisce in modo tale da appiattire bene il tessuto. In questo modo, utilizzando l'attrezzo che vi ho fatto vedere all'inizio, è un attrezzo veramente geniale. Ve lo consiglio altamente. Non è molto economico, però potete anche costruirvelo da sole, eventualmente con un cartoncino, però questo è un cartoncino speciale che diciamo si può stirare e serve per la formazione dei bordi. Infatti voi dovete formarvi un bordo di 1 cm solamente da un lato delle mie strisce. Quindi piano piano, spostando il mio attrezzo, lo stiro per bene con il mio ferretto da stiro, bellissimo, piccolissimo. E faccio così per tutte le quattro strisce. Quindi solo da un lato verrà piegato di 1 cm, mentre dall'altro lato sarà libero, quindi senza ripiegatura. Quindi faccio questo lavoro. Vi posso assicurare che io da quando uso questo attrezzo ho dimezzato i tempi della formazione per cucire gli orli. È veramente geniale, ve lo consiglio veramente. Oppure ve lo potete fare da sole. Ristiro tutto bene con il mio ferro da stiro, ecco qua, tutto per bene, in modo tale che le pieghe siano state fatte perfettamente. Ed ecco qua tutte le mie strisce. Continuo a piegare, prendo le due strisce. Queste sono tutte le strisce, ma io ne devo prendere due
che siano opposte, cioè una striscia lunga e una striscia più corta, come vedete. Cosa vado a fare? Vado a far coincidere il dritto con il dritto dalla parte dove noi abbiamo piegato di un centimetro con il nostro ferro da stiro. Poi prendiamo gli spilli e blocchiamo con gli spilli queste due parti. Quindi ripeto, le due parti sono dritto su dritto e le due parti che coincidono sono le due parti che abbiamo rigirato. Ecco qui, vedete? Semplicissimo. Il passo successivo è prendere la mia squadretta di 45 gradi facendo coincidere la parte lunga, vedete, con la parte sulla parte che è più lunga che non ho stirato e spostare la squadra di qualche millimetro prima della fine. E poi traccio la diagonale, come vedete adesso. La traccio su tutta la parte, anche nella parte degli angoli, delle parti di un centimetro che avevo rivoltato. Ed ecco qua, questa è la parte che devo cucire a macchina. Fermo la parte con gli spilli, bene bene così, e poi passo a macchina da cucire. Quindi abbiamo cucito in questo modo. Cosa importante è che non dovete cucire la parte stirata di un centimetro di margine. Poi tagliamo a un centimetro di margine dalla cucitura che abbiamo fatto. Apro le cuciture interne con il ferro da stiro e le appiattisco per bene. Ecco qua. Quindi mettendolo dal dritto continuo ad appiattire per bene con il mio ferro da stiro e come vedete ho già il mio angolo ben formato. Appiattite tutto bene, ricordate sempre che il ferro da stiro è il ruffiano del sarto, lo dico sempre. Ed ecco qui, ho il mio rettangolo, la mia cornice bella fatta. Posiziono il dritto della cornice sul rovescio della tovaglietta. Fisso tutto con gli spilli, oppure se preferite potete imbastire. Io tranquillamente posso tranquillamente mettere gli spilli e andare tranquilla, perché ormai insomma cucio da tanti anni, ma voi se non siete sicure e volete andare belle dritte, fate assolutamente una bella imbastitura, mi raccomando. Adesso passo tutto con la macchina da cucire. Ed ecco qui, ho cucito tutto intorno, quindi ho tolto gli spilli mano a mano che ovviamente stavo cucendo e taglio gli angoli per ridurre il tessuto interno, quindi il tessuto che rimarrà all'interno dopo che io rivolto la mia cornice. Quindi questo è un passo importante. Giro la mia cornice verso l'esterno, col mio attrezzo tiro fuori l'angolo per bene, ecco qua, vedete, giro e con l'attrezzo tiro bene bene fuori l'angolo, ecco qua. Se volete acquistare questi attrezzi della Prim, trovate tutto nel box informazioni, il link per poterli acquistare su Amazon. Rigiro bene bene la mia cornice sul dritto, aiutandomi sempre con il mio alleato, cioè il mio ferro da stiro. Dopo aver appiattito il tutto, metto gli spilli per fissare il bordo. Stiamo lavorando in questo caso sul dritto, ovviamente. Dopo che ho messo tutti gli spilli
da bloccare la mia cornice per bene. Ripeto, se non siete tranquilla, andate ad imbastire. Tolgo questo piedino e metto questo. Il piedino che sto usando è un piedino speciale, si chiama il piedino a bordo stretto, chiamato anche a lamella centrale. E ha questa sorta di lamella al centro che permette al tessuto di fare delle ribattiture sempre alla stessa distanza. E quindi perfette, una sorta di guida, ecco, una guida, un guidafilo inserito nel mio piedino che vi consiglio veramente tantissimo. A breve vi farò un video dove vi spiego questo piedino perché mi piace veramente tantissimo. Quindi permette, appunto, come potete vedere dal video, una ribattitura perfettamente parallela al margine della stoffa e ad una distanza costante dal tessuto. Mi faccio l'angolo, quindi ecco, giro la mia stoffa con l'ago verso il basso e poi continuo ad andare. Ecco qua, questo è come fare l'angolo. Ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video tutorial, ma magari alcuni non l'hanno visto, quindi ve lo faccio vedere. Ecco qui, guardate, il lavoro è perfetto, perfetto. Ed ecco qui, la mia tovaglietta è fatta. Spero che il video vi piaccia e allora iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, condividete i miei video sui vostri social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon cucito e asibiri. Ciao!